Parliamo di social media, è un po' un follow-up della discussione che abbiamo iniziato l'altra volta alla riunione. E parlando con Claudia Salvi e con Claudia De Stefanis, vogliamo fare comunque più webinar sui social media e quindi questo qua sarà comunque un webinar di base, diciamo un primo approccio ai social media istituzionali sull'Unione Europea. Però l'idea è quella poi di andare avanti con cose più specifiche e magari farvi vedere anche degli strumenti gratuiti o comunque dai costi accessibili che si possono utilizzare per comunicare sui social media. L'idea era quella di darvi prima dei suggerimenti generali su come, in base alla mia esperienza, poi non è niente di, diciamo, non è scienza, però in base a quello che funziona, che ho visto che funziona, darvi dei suggerimenti e poi farvi vedere nello specifico le piattaforme, alcune cose relative alle piattaforme. Volevo farvi vedere dei siti, cioè nel senso proprio farvi vedere i siti stessi. Magari ci proviamo, vediamo se regge la connessione, insomma, però al limite lo raccontiamo. E quindi per iniziare la presentazione di oggi, quindi avevo pensato ad 8 suggerimenti generali sui social media. Ah, innanzitutto, per iniziare bisogna elaborare un piano di battaglia, diciamo, una strategia. E la strategia inizia con degli obiettivi che adesso va molto di moda l'inglese, che si chiamano degli obiettivi SMART, cioè degli obiettivi che sono specifici, misurabili. Che siano realistici, quindi che effettivamente si possono realizzare. È inutile puntare a delle cose tipo diciamo agli obiettivi che ha la Coca-Cola se poi non abbiamo gli strumenti per realizzarli. Dei rilevanti, quindi che siano coerenti con la missione della nostra organizzazione e soprattutto che abbiano diciamo un tempo definito per essere realizzati, perché altrimenti poi questo è molto legato al fatto della raggiungibilità di un obiettivo. L'altra cosa molto importante sono i ruoli, e questo l'abbiamo visto nella nostra esperienza. Abbiamo iniziato a lavorare sui social media, diciamo in modo un po' come tutte le istituzioni, sia italiane che europee, in modo abbastanza artigianale, diciamo così, nel senso che c'era il resto del lavoro e poi chi era un po' più, diciamo, abituato a questo tipo di strumenti nei tempi morti. Curava l'account Twitter o l'account Facebook. In realtà ci devono essere dei ruoli ben definiti, ci devono essere delle persone responsabili, bisogna sapere esattamente chi fa cosa, sia chi è responsabile della linea editoriale, cioè chi è che posta sulle pagine, ma anche chi, e soprattutto nei momenti di crisi, a chi chiedere, chi si prende la responsabilità di dare certe risposte. La catena di comando deve essere molto chiara e veloce, perché altrimenti, cioè, la velocità è fondamentale sui social media, quindi se rispondiamo a una critica 5 giorni dopo che ce l'hanno fatta, diciamo l'efficacia è relativa. L'altra cosa molto utile è avere un calendario editoriale. Noi lo gestiamo tramite Outlook, perché in questo modo ci coordiniamo anche con i colleghi di Milano. Come sapete, abbiamo due sedi e gestiamo insieme a Rosalia Bodega gli stessi account. E su questo calendario Outlook segniamo chi fa i post, a che ora e su che piattaforme. In questo modo abbiamo una situazione d'insieme e evitiamo, per esempio, delle cose che capitano spesso quando si è in più persone a lavorare sui social media, per esempio che si twitta due volte, cioè più o meno nello stesso momento su due cose differenti, che dal lato utente è un po' spiacevole. Quindi il calendario è una cosa che vi consiglio di fare, anche perché il calendario è legato alla costanza nella comunicazione, quindi per esempio su Facebook io vi consiglio di fare almeno un post al giorno, se non di più, però già almeno uno al giorno è diciamo un buon obiettivo, e avere questo calendario e non bisogna fare per forza preparare un post al giorno, si può anche dire ok, io il lunedì mi preparo 7 post per tutta la settimana, così ce l'ho, poi se c'è qualcosa di nuovo lo aggiungo mano a mano, insomma sui social media. È normale, è prassi programmare i post, quindi è sicuramente uno strumento utile. L'altra cosa fondamentale, secondo me, è scegliere i canali giusti. Sulla slide ho scritto less is more se fatto bene. È inutile che apriamo 7 account, apriamo, che ne so, Instagram, Telegram, Pinterest, non lo so, se poi non riusciamo a gestirli. È meglio iniziare con pochi canali, con i fondamentali, farli bene e poi se si ha tempo, se si vede che diciamo, diciamo si è creata una struttura che riesce a gestire questo tipo di lavoro, allora puoi andare avanti.
E questo appunto come lo si fa? Facendo un'analisi costi-benefici, nel senso, facendo degli esempi pratici. Facebook è sicuramente la piattaforma più utilizzata e quindi vi consiglio di un account Facebook di averlo. Quindi iniziate magari prima a gestire bene Facebook e Twitter, che è utile per raggiungere i moltiplicatori. Poi magari pensate a Instagram, perché comunque cioè, è un account impegnativo, è un tipo di media impegnativo. Per esempio, noi abbiamo rinunciato a LinkedIn. LinkedIn è sicuramente molto utile per raggiungere un pubblico di esperti, quindi magari per esempio nel piano Juncker è sicuramente la piattaforma che a mio avviso è più adatta a comunicare quel tipo di tematiche, però non avevamo assolutamente le risorse per gestirla e quindi abbiamo detto è meglio non farlo che aprire un account e poi non aggiornarlo. Quindi è importante scegliere i canali giusti, non vi buttate subito su un social media perché è nuovo, perché sta andando di moda, per esempio Snapchat, sicuramente un social media utilizzato dai giovani, ma che anche noi anche in quel caso abbiamo rinunciato perché non avremmo avuto le risorse per gestirlo. E andando avanti, è importante anche definire uno stile. Per stile che intendo? Definire un modo di comunicazione, definire un tono di voce, definire diciamo un gusto nel comunicare le proprie tematiche. E questo stile deve essere sicuramente autentico, nel senso non dovete dire cose false, non dovete fingere di essere qualcos'altro, cioè dovete dire, dovete essere autentici, dovete essere, cioè dare la sensazione di essere delle persone che stanno gestendo l'account. E personale. Questa è una parola fondamentale e soprattutto va contro quello che in realtà siamo, cioè un'istituzione. Noi di per sé siamo impersonali e soprattutto le istituzioni europee che sono viste come lontane, come grigie, eccetera. Uno dei nostri compiti di social media è quello di dare un gusto personale e di far vedere che c'è una persona, di fare una comunicazione alla portata di mano, diciamo così, cioè di fare una comunicazione diretta, di fare una comunicazione semplice. E poi vi sconsiglio di essere troppo autoreferenziali, nel senso di autoelogiarsi troppo, nel senso dire qua quanto è bello, nel nostro caso, che bello che la Commissione ha fatto questo, che bello che ha fatto quell'altro, ma piuttosto di essere concentrati sulle cose concrete, cioè sui risultati concreti che si raggiungono, sulle opportunità concrete che si mettono a disposizione dei cittadini, su cosa concretamente quella proposta, che vantaggi concreti porta ai cittadini stessi. E, andando avanti, nei diciamo, consigli, diciamo così, o comunque nelle cose che ho visto che funzionano nella mia esperienza, è ovviamente quella diciamo, la cosa di fare attenzione alle immagini. I social media sono dei, a mio avviso, ma insomma avviso di anche di molti, sono degli strumenti visivi dove l'immagine è probabilmente la cosa più importante. E quindi la scelta dell'immagine deve essere una scelta ponderata e soprattutto adatta a quello che si comunica. Sono due le cose quindi da tenere in considerazione. L'immagine in sé, nel senso che deve essere piacevole, deve emergere. Dai feed, diciamo, le persone hanno, come voi sapete, perché siete anche degli utilizzatori di social media, hanno dei feed pieni di contenuti, pieni di notizie, pieni di immagini, che spesso vengono da amici, quindi interessanti magari di per sé. Noi siamo in concorrenza con questo tipo di contenuti e quindi un'immagine bella è un'immagine che emerge dal rumore di fondo, quindi va scelta bene. L'altra cosa a cui fare molta attenzione sono i copyright. È vero che nel mondo dei social media nessuno presta attenzione, cioè diciamo il diritto d'autore è largamente violato e sono in pochi quelli che fanno attenzione veramente a usare solo le immagini che si possono utilizzare, che sono copyright free o sono contrassegnate per il riutilizzo. Però noi come istituzioni europee, e penso questo valga anche per voi, dobbiamo essere attenti a questa cosa. Un esempio che ci hanno fatto a Bruxelles è quello che la Commissione è stata multata per aver utilizzato le immagini del Berlaymont senza averne i diritti, perché l'architetto non aveva all'epoca non aveva venduto i diritti d'immagine. Questo perché, diciamo, sapete insomma, che le istituzioni richiamano sempre soldi, quindi diciamo
La tentazione di denunciarli nel caso di una violazione di copyright può essere tanta, diciamo. Quindi, vabbè, per utilizzare immagini free copyright vi consiglio di usare o la ricerca di Google si può proprio cercare delle immagini contrassegnate come che si possono riutilizzare liberamente, oppure Creative Commons su Flickr, e questi link ve li ho messi in un documento che poi farò circolare, oppure ci sono dei siti tipo Pixabay dove ci sono immagini che si possono usare gratuitamente. Una cosa importante da dire è che nel dubbio non va utilizzata l'immagine, nel senso deve essere indicato chiaramente che l'immagine è possibile utilizzarla. Quindi nel dubbio astenetevi. Cioè, un altro metodo è anche quello di prendere, diciamo che si fa in alcuni casi, è di prendere un'immagine e modificarla. Secondo me non è molto legale come cosa, però insomma, vedete voi, noi non lo facciamo. Andando avanti, c'è un'altra cosa molto importante per dei social media, quella di interagire con gli utenti. I social media sono di per sé dei mezzi di comunicazione bidirezionali, e in questo sono diversi rispetto alla comunicazione classica, come possono essere comunicati stampa o notizie sui siti web, eccetera. E è una comunicazione bidirezionale, è una comunicazione dove gli utenti contribuiscono a creare i contenuti, perché noi non dimentichiamoci che quando facciamo un post e pubblichiamo qualcosa, gli utenti terzi usufruiscono di quel post, ma anche di tutti i commenti che ci sono sotto. Quindi questa è una cosa, diciamo, da prendere in considerazione. Nel nostro caso, come sapete, diciamo, l'euroscetticismo è diciamo, un sentimento importante ormai in Italia, purtroppo, e questo si vede bene sui social media, dove l'ambiente è composto, ma queste sono cose che lo sapete se già lavorate sui social media, è composto da utenti positivi o neutri, tendenzialmente passivi, quindi che magari si limitano a un like, a uno share, ma non ti vanno a fare il commento per difendere la Commissione europea o per elogiare l'UE, e utenti critici invece molto attivi. E tengono questi utenti a manifestare il loro malcontento verso l'Unione Europea. Questo va preso in considerazione. Non vi dico di rispondere a tutti, uno perché è impossibile e due perché anche in questo caso va fatta un'analisi costi-benefici, insomma, il tempo è quello che è e non possiamo perderci di certo, non possiamo perdere tempo a rispondere ai troll oppure a queste cose. Però cercate di fare una certa pulizia, diciamo così, dei commenti. Togliete chi insulta, chi viene solo a fare casino, delle volte date anche delle risposte, non tanto per rispondere alla persona che, come dire, per cercare di convincerla, ma dare una risposta per comunicare agli altri qualcosa, non so se mi sono spiegato. Cioè, spesso le persone non possiamo convincerle, però dando quell'informazione in più, in risposta a una critica, noi la stiamo dando agli altri. Quindi è una cosa che dovete tenere in considerazione. Inoltre, secondo me, l'interazione con gli utenti fa riferimento a un po' alla missione di servizio al cittadino che dovremmo effettuare tutti, che dovremmo fare tutti, e quindi è quella di, diciamo, di dare accesso e risposte ai cittadini. Cioè, i cittadini devono poter accedere alle istituzioni anche online, devono poter fare domande e avere delle risposte, devono poter, appunto, avere un servizio anche sui social media. E per noi è particolarmente importante perché c'è stata anche una sentenza recentemente che obbliga l'istituzione europea a non bannare gli utenti, perché gli utenti devono poter accedere appunto alle istituzioni con qualsiasi mezzo. Per noi è un problema a livello di community management perché alcune persone oggettivamente ci scrivono per disturbare, però finché su Facebook si possono cancellare i commenti, su Twitter insomma bisogna un po' sopportarli, diciamo così, perché delle volte è inutile rispondere perché sono insulti, non si possono cancellare in quel caso, però non si possono neanche bannare. Quindi, insomma, non so se vale per voi anche questa cosa, perché siete più che altro, diciamo, istituzioni italiane, no? Autorità. Esatto, Comune, cittadino quindi. comune. Però per le istituzioni europee questo è un obbligo e quindi ve lo segnalo, diciamo, giusto per completezza. E un'altra cosa che funziona parecchio, e qui vi volevo far vedere degli esempi, ma sinceramente non rischio di bloccare la connessione, è quello di monitorare i trend.
Come social media manager o comunque come comunicatori sui social media dovete conoscere gli argomenti di cui si parla, dovete essere aggiornati. Perché l'obiettivo è quello di inserirsi in questi commenti, in queste discussioni, con dei contenuti e far passare le proprie tematiche. L'esempio che vi volevo far vedere era quello della pizza, quando è stata nominata patrimonio dell'UNESCO. Noi ne abbiamo approfittato per fare un tweet e dire che l'Unione Europea la difende, la tutela come prodotto di origine protetta dal 2010, bla bla bla. Oppure, un'altra cosa che è andata molto bene è per la festa del papà abbiamo preso i padri fondatori dell'UE e abbiamo fatto un tweet dicendo auguri ai nostri papà. Anche quello costo zero è andato benissimo. In quel caso si possono far passare sia dei principi o dei valori, cioè una comunicazione più legata ai valori, ma sia anche dei temi o delle, non so, delle proposte. Pensiamo all'Erasmus quando si parla di qualcosa dei giovani, non lo so. Cioè, qui c'è spazio per la creatività, è anche divertente. Però in ogni caso dovete sapere appunto quali sono i trend e dovete cercare di inserirvi, anche perché questo vi porta parecchio traffico sulle pagine. Per monitorare i trend vi volevo far vedere uno strumento, vediamo poi alla fine se si riesce ad aprire la pagina, che si chiama TweetDeck, poi ve lo faccio vedere, e niente, insomma. L'altra cosa, monitorare i trend è anche per conoscere il proprio ambiente, cioè per sapere di cosa le persone parlano, anche perché è questo un po', diciamo, uno dei difetti che aveva la comunicazione europea qualche tempo fa. Noi cerchiamo di, diciamo, comunicare le nostre cose a prescindere dall'ambiente. In realtà noi dobbiamo anche vedere di cosa stanno parlando le persone, ma questo vale non solo per i social media, vale anche per esempio per la stampa o comunque per gli eventi. Cioè, di cosa stanno parlando le persone, quali sono le preoccupazioni delle persone, quali sono le cose che interessano e dare loro i nostri contenuti nel momento in cui, diciamo, c'è questa esigenza. Quindi se la vediamo un po' come, diciamo, a livello commerciale, diciamo così, anche se il parallelo funziona fino a un certo punto, rispondiamo a un'esigenza del mercato, diciamo così. Poi, per passare al punto 7, che fa sempre riferimento al monitoraggio, che è una cosa importante, il listening è una cosa molto importante sui social media, osserva i risultati della tua comunicazione e adatta il modo e i temi a questa. È connesso un po' a quello che abbiamo anche accennato prima, cioè vedete quello che funziona, cioè noi tutti voi avete delle risorse come noi, avete delle risorse limitate in termini di risorse economiche, di risorse di personale, di tempo, quindi non potete comunicare su tutto, è impossibile. Vedete quello che funziona meglio, insistete su quegli argomenti perché sono quelli che poi portano dei vantaggi maggiori, vedete le cose che servono alle persone e concentratevi su quelli, ovvio, fermo restando delle priorità comunicative che ci sono e che dobbiamo portare avanti perché sono le priorità strategiche della comunicazione della Commissione, nel senso, anche se magari non si parla molto in quel momento di investimenti del piano Juncker perché è una cosa troppo tecnica, però per la Commissione è importante, ovviamente dobbiamo comunicarlo e dobbiamo cercare di farlo nel modo più adatto possibile. Nel modo più sì, adatto possibile, nel modo più efficace possibile. Quindi, fermo restando queste cose che vanno comunicate, ma il resto cerchiamo di concentrarci sulle cose che funzionano. Non ci perdiamo sulle piccole cose, non ci perdiamo sulle cose che sono fini a se stesse. Insomma, in sostanza, non cercate di fare tutto perché è impossibile e finirete per fare tutto male. È meglio invece fare poco, ma farlo bene e avere dei risultati. L'ultimo punto è di restare aggiornati. Ora, i social media sono in continua evoluzione, lo sapete, lo vedete anche dai telegiornali in questi giorni. Sicuramente tutto lo scandalo Cambridge Analytica porterà delle ulteriori modifiche in Facebook e di conseguenza anche in altre piattaforme molto diffuse. E voi di tutti questi cambiamenti dovete essere consapevoli. L'esempio è, sempre per rimanere su Facebook, è il famoso algoritmo di Facebook, no? Che è questa cosa mitica che tutti vorrebbero conoscere e che Facebook si tiene stretto. C'è un algoritmo in base al quale Facebook filtra le notizie e le diciamo, diffonde in modo targettizzato per ogni utente. Noi dobbiamo
Conoscerlo è impossibile, però dobbiamo capire come funziona questo meccanismo e adattarci. Oppure, per fare altri esempi più semplici, Twitter passa a 280 caratteri. Questo lo dobbiamo sapere, dobbiamo adattare la nostra comunicazione sulla base di questi cambiamenti. Cioè, nel senso, queste piattaforme si evolvono in continuazione, bisogna essere aggiornati. E rimanere nel tema dell'aggiornamento diciamo, una cosa a cui tengo particolarmente è quello di sperimentare. Non c'è niente di scientifico sui social media, cioè ci sono esperienze che funzionano o non funzionano e che spesso per organizzazioni differenti o in momenti differenti possono funzionare o non funzionare. Quindi è importante sperimentare con ovviamente razionalità, nel senso senza fare cose pazze, però cercare di osare ogni tanto. Un esempio classico, ce l'ha fatto una volta la, diciamo, responsabile dei social media del Consiglio europeo. Loro volevano fare, gli era venuta l'idea di fare un video contro le bufale, contro le euro bufale, e non erano però sicuri di postarlo perché dicevano, riceveremo tante critiche, chissà se funziona, è un modo di comunicare che non abbiamo fatto fino adesso, eccetera. Alla fine l'hanno fatto, questo video è diventato virale, ha fatto milioni di visualizzazioni, si sono presi un rischio, certo, perché poteva andargli male, però se non si prendono questi rischi ogni tanto non si fa neanche niente cioè si rischia di fare una comunicazione piatta. Quindi ogni tanto sperimentate anche per capire fin dove vi potete spingere. E io in questo caso vi avevo portato un esempio invece di nostra sperimentazione andata male, per farvi vedere che ogni tanto si va male, cioè non funziona. Però poi è andata male, ok, abbiamo avuto qualche commento su Twitter e finisce lì, nel senso l'abbiamo comunque fatto con una certa logica, quindi diciamo sia un rischiare, ma un rischiare con la testa. Era, per esempio, a noi criticano molto sulla moneta, sulla questione della moneta, ci sono dei gruppi su Twitter diciamo, gente che più o meno capisce di questi argomenti e che sostiene l'uscita dell'Italia dall'euro. E ci commentano su queste cose ogni tanto, cioè spesso, e il succo è quello di dire se noi usciamo dall'euro possiamo, insomma, automaticamente l'Italia sarà un paese ricco e fiorente. E noi abbiamo, diciamo, abbiamo provato a rispondere anche in modo duro a queste critiche e non ha funzionato perché ci siamo finiti in mezzo a questi gruppi, quindi ci hanno dato commenti su commenti, ogni cosa che scrivevamo era presa in modo negativo, hanno cercato anche di coinvolgere alcuni debunker, cioè alcuni giornalisti che smentiscono le bufale, che giustamente hanno detto ma che volete, ed è stato un rischio. Però, diciamo, abbiamo capito che, oddio, è controproducente rispondere a queste persone, quindi cioè, il nostro limite è magari dare una risposta un po' più neutra la prima volta, giusto per chiarire la questione, e poi lasciarli stare. Cioè. Però se non sperimentiamo non possiamo saperlo, questo è il concetto. E niente, questa parte è finita. Adesso magari vi davo con l'ultima slide alcuni riferimenti, nel senso uno di seguirci, ma lo fate già tutti su Europa in Italia. Abbiamo, come sapete, un account YouTube dove ci sono soprattutto i video della nostra radio, ma ogni tanto mettiamo anche qualche video nostro. L'account Twitter dove facciamo una comunicazione appunto più specifica su moltiplicatori, quindi su giornalisti o comunque persone. Multipliers in generale, anche persone politicamente attive, e Instagram dove stiamo cercando di costruire una narrazione, non è facile, come dicevamo prima con Manuela, è un social media nuovo, giovane, molto 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 personale, quindi dove la persona è quella che funziona, quindi è difficile, ma che ha prospettive, e la pagina Facebook. E vi ho lasciato anche i miei contatti nel caso se avete domande o per esempio co contenuti da segnalare. Che volete magari che noi rilanciamo dagli account istituzionali, scrivetemi una mail oppure contattatemi su Twitter, non so, come volete voi. E a questo punto, uno, se ci sono domande, fatele, così le raccogliamo e magari do anche qualche risposta. E due, abbiamo ancora tempo, vorrei provare a fare. Ci proviamo? L'accendiamo? Vi volevo far vedere adesso in realtà un po' in modo specifico le varie piattaforme. Per spiegarmi, soprattutto per chi magari non è molto abituato a lavorare sui social media, per farvi vedere le cose principali di tutte le piattaforme, proviamoci, visto che abbiamo tempo, e
e vediamo che succede. Allora, un attimo che devo aprire i documenti. Facciamo una prova. Iniziamo con Facebook, che è sicuramente è la cosa più diffusa, diciamo la piattaforma più diffusa, ed è quella che vi consiglio sicuramente di non sottovalutare, cioè quella che vi consiglio di usare. Aspettate che la sto aprendo piano piano. Ok. Allora, adesso provo a condividere lo schermo. Magari fatemi vedere. Scrivete in chat se riuscite a vederlo. Ok, perfetto. Allora andiamo avanti. Allora, questa è la nostra pagina Facebook. Inutile che ve la faccio vedere, diciamo, nei contenuti. Qui la utilizziamo. Noi cerchiamo, facciamo 3 post al giorno e cerchiamo di dare un 4 ore di spazio l'uno dall'altro. Ora, anche in questo caso non è una regola. Lo facciamo per avere una distribuzione omogenea sulla pagina. Come vi dico, puntate ad iniziare con un post al giorno. Il Parlamento Europeo, l'account quello centrale fatto benissimo con 3 milioni di fan, fa un post al giorno, se non sbaglio. Quindi andate tranquilli, secondo me, se vi orientate su un post al giorno fatto bene, per adesso va bene. Poi vedete se riuscite ad aumentare. E vi volevo far vedere la parte degli strumenti. Ah, innanzitutto posta, che è cambiata da ormai qualche mese. E nella parte dei messaggi interni vi fanno vedere sia i messaggi di inbox, sia che sono questi qui, sia i commenti che ricevete sulla pagina, e questo è un modo molto molto comodo per vederli, sia i commenti su Instagram. Come sapete, Instagram è stato acquistato tempo fa da Facebook. Alcune osservazioni. Allora, in questo caso potete appunto rispondere alla persona. Le risposte qui vi consiglio di darle il prima possibile, perché se rispondete in fretta e rispondete a tutti, si attiva un'iconcina verde sulla home page diciamo, sulla pagina Facebook, che appunto dice che siete una pagina attiva, una pagina che risponde in fretta, e questo è sicuramente positivo dal lato utente. Noi non ci riusciamo fino a un certo punto, perché poi alcune domande oggettivamente serve tempo per rispondere. Una soluzione potrebbe essere quella intanto di dare una risposta interlocutoria del tipo: buongiorno, grazie per il suo messaggio. Abbiamo ricevuto il suo messaggio, le risponderemo quanto prima. Valutate voi qual è la cosa più adatta alla vostra pagina. Noi cerchiamo di dare subito la risposta, ma questo vi dico già che ha effetti negativi sulla velocità di risposta. Però, insomma, questi sono i messaggi di inbox. Quando avete risposto, nel nostro caso, li togliamo, cioè facciamo danni. In questo modo abbiamo, tra i commenti e tra le risposte, solo le cose che sono attive, e ci è molto utile perché alcune cose dobbiamo rispondere noi da Roma, altre deve rispondere l'ufficio di Milano. Quindi in questo modo abbiamo solo le cose aperte ed è molto comodo, soprattutto per i commenti. In questo caso, per esempio, andate su uno dei post, vedete l'ultimo commento, potete rispondere direttamente qui, e poi, una volta fatto, togliete la notifica. Così, per esempio, in questo caso io so che ho 3 commenti, o comunque 3 o più commenti da gestire, e per esempio su Instagram so che abbiamo risposto a tutti e all'inbox ne abbiamo una. Quindi è una cosa molto, molto comoda. L'altra cosa da tenere presente sono gli insights. Questo è quando il famoso monitoraggio sui risultati. E adesso non vi farò una cosa proprio specifica, tanto poi potete tranquillamente, diciamo, un po' navigare voi. Però, come vedete, andando su insights ci sono una panoramica che vi dice le visualizzazioni sulla pagina, i mi piace, le interazioni, come sono andati i video, eccetera. E vi fa, diciamo, una sintesi, potete anche cambiare i dati, c'è il lasso temporale, potete esportare i dati. E poi, per esempio, un'altra cosa, vabbè, ci sono le promozioni, se avete fatto delle promozioni a pagamento, informazioni sulle persone che seguono la pagina. Come si è evoluta la quota. Per esempio, è interessante sapere che qui c'è stato un picco, e quindi là si va a analizzare perché c'è stato questo picco. In questo caso mi sembra perché abbiamo postato qualcosa, diciamo, a pagamento, diciamo, promosso con delle promozioni a pagamento che funzionano.
e quindi abbiamo avuto questo picco. Però, insomma, sono tutti dati che vi devono far riflettere. Quindi, magari una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, fatevi un po' un giro e vedete, per esempio, andando anche su post, come è andato l'andamento dei post e quali sono i post che hanno funzionato di più. Per esempio, in questo caso, aggiungendo anche le reazioni e i commenti, uno può vedere che adesso vi sto proprio facendo vedere anche proprio nella trasparenza più totale anche la pagina. E, per esempio, questo il video di Vito che presenta il concorso Animus Loci è andato abbastanza bene. E, ancora meglio il Facebook Live con Katainen fatto dai colleghi di Milano alla Bocconi. Qui potete vedere, diciamo, le persone che l'hanno seguito, cioè che sono state raggiunte, i like, gli share e i commenti. Poi, per farvi vedere se c'è qualcosa, ecco questo qui. Per esempio, in questo caso abbiamo messo non tanto budget, a dire il vero, veramente è andato bene. E per uno dei video, ovvero falso, che abbiamo fatto sulla cultura, e quando promuovete dei contenuti, vi fa vedere quanto è andato bene, diciamo, comunque, che risultati ha avuto a livello organico e invece poi qual è stato il contributo dell'appagamento. Quindi più o meno la relazione è sempre questa, più o meno, insomma. E così via. Qui avete un sacco di informazioni interessanti. Poi altre cose più specifiche sugli eventi, sui video, come sono andati i video, che come sapete è una delle cose che va meglio sui social media. E come è ripartita, diciamo, la fan base della pagina. Questo è un'altra cosa importante, per esempio, nel caso del 2016, quando abbiamo lanciato GoFactor, e qualcuno di voi sa che è una campagna che era indirizzata soprattutto ai giovani, avevamo visto che avevamo poche persone dai 19 ai 24 anni, dai 13, diciamo 13-24, e abbiamo fatto una campagna specifica per aumentare i fan di quel target. E effettivamente non tanto sui 13-17, ma su 18-24 ci siamo riusciti perché è aumentato parecchio rispetto a prima. Quindi, insomma, è una cosa che poi vi permette di fare delle azioni con più consapevolezza. E per andare avanti, provo ad aprire anche Twitter. Speriamo bene. Quindi, su Facebook è, diciamo, secondo me lo strumento che deve essere quello principale. E lì comunicate cose con un linguaggio che va a tutti, diciamo, un linguaggio indirizzato proprio, diciamo così, in modo magari anche improprio al cittadino medio. Quindi molto semplice, basato sulle immagini, con una descrizione breve e dei link, diciamo, di approfondimento. E quando fate delle cose, per esempio sui valori, vi consiglio di non mettere link, nel senso, per esempio, la cosa sui padri fondatori, lì è inutile mettere link, anche perché quando si mettono link su Facebook esterni, Facebook penalizza il contenuto, nel senso va meglio se non mettete link esterni. Però nel caso di notizie, di proposte, vi consiglio di mettere il link perché è un approfondimento. Un modo per eludere questa cosa è quella di non mettere il link nel post e poi fare dal vostro account un primo commento Facebook con l'approfondimento. Questo l'ha fatto la commissione per un annetto buono, adesso lo fa solo in certi casi. Lascio a voi la valutazione, va bene l'uno o l'altro. Noi abbiamo deciso di non farlo per una questione estetica, diciamo così, però valutate. Passando invece a Twitter, come vi dicevo, c'è il 14% degli utenti italiani su Twitter, quindi una diciamo, fetta relativamente piccola. Sono tutti molto, sono utenti specifici, quindi politici, giornalisti, addetti ai lavori, comunicatori. Quindi gente che magari se riuscite a raggiungere poi a loro volta possono amplificare i messaggi, oppure persone politicamente attive in genere, cioè persone che portano avanti le proprie idee. E spesso persone, diciamo, cioè vige su Twitter l'ironia e il cinismo, quindi state attenti a quello che scrivete perché appunto ci vuole veramente poco diciamo, a finire in mezzo a discussioni di persone che fanno ironia sul vostro contenuto. E finisco. Allora, qui leggo una domanda: qual è il budget consigliato per la sponsorizzazione di un post relativo ad un evento o ad un'attività? Non c'è un budget.
non c'è un budget ideale. La cosa però da dire è non sponsorizzate post che non vanno bene, nel senso fate prima il post, fatelo nel miglior modo possibile e sponsorizzate solo quei post che già vanno bene, perché altrimenti rischiate di sprecare i soldi. Cioè, nel senso, vi consiglio di... È vero che alcune volte magari si sponsorizzano contenuti che... si vuole far girare perché altrimenti non girano a dovere. Però tendenzialmente cercate di farlo con post che vanno già bene, perché in quel modo avete veramente dei risultati importanti. Ma bastano delle volte anche 100 euro. Per esempio il video di Milano, quello non so se avete visto, su È vero o falso abbiamo fatto una serie di video, l'hanno fatto i colleghi di Milano, molto molto belli, con degli attori, per smentire alcuni tipi di bufale. E il video quello sulle low cost, che ha avuto 70.000 visualizzazioni, è stato sponsorizzato su Facebook e su Instagram con 850 euro. In quel caso è quel budget che mi ricordo. Però, vi ripeto, cioè, non esiste una cosa ideale. Per la fanbase, l'altra domanda è, per incrementare la fanbase sulla propria pagina Facebook, oltre alla sponsorizzazione, c'è qualche altra strategia da consigliare? Sulla pagina Facebook è difficile. La strategia, secondo me, è essere costanti, cioè rispondere spesso, cioè postare spesso e rispondere alle persone. Sponsorizzazione, occhio. Perché non cioè io almeno vi consiglio di non sponsorizzare la pagina in sé, ma sponsorizzare dei contenuti, che è diverso, perché con la pagina in sé si rischia di essere accusati ti stai facendo pubblicità, eccetera. Mentre se tu sponsorizzi un contenuto, soprattutto se è un contenuto concreto, diciamo è più accettabile secondo me, perché tu stai dando risalto a quel contenuto. Altre strategie, si possono creare dei gruppi Facebook. Si può partecipare a dei gruppi Facebook, ma è là la questione di tempo. Quello che noi abbiamo fatto è stato essere costanti, pubblicizzare la pagina Facebook su Twitter, che all'epoca Twitter aveva una fanbase più ampia, e quindi ogni tanto noi la sponsorizzavamo. Per esempio, facevamo un Facebook Live, lo pubblicizzavamo anche su Facebook. Avevamo un contenuto, un video particolare, lo pubblicizzavamo. E per l'ultima domanda, poi vado avanti, in quali orari è meglio pubblicare? Questo ve lo dicono gli insights, nel senso voi dovete studiarvi le vostre pagine e vedete quando sono più attivi gli utenti. In generale, la mattina presto, c'è traffico, diciamo così molto in generale, durante la mattina in generale anche, soprattutto presto, dopo pranzo e verso le 18-19, almeno questo per la nostra esperienza. Mentre, diciamo, più si fa tardi e più il traffico diminuisce. Detto ciò, la Roma vince ieri, devo citarlo, scusate, la vince ieri in Champions. In quel momento c'è stato un traffico assurdo sui social media, quindi in quel caso era oggettivamente difficile rivenderla a livello istituzionale, anche se Timmermans ha fatto un tweet e un post Sì. Instagram che è andato molto bene. E quindi è questo, si torna alla questione, sfruttate i trend, monitorate e sfruttate i trend. C'è questa, si parla di questa cosa, io ho qualcosa da dire, lo dico, e in quel momento ho il massimo della visibilità. Ora, andando un attimo su Twitter invece, quindi come Twitter è un po' più particolare rispetto a Facebook, qui potete postare più cose, e anzi vi consiglio di fare... Cioè non c'è un numero magico, diciamo 5 tweet al giorno, 4 tweet al giorno e qualche retweet. I retweet in particolare di contenuti che sono di successo, per esempio tweet andati molto bene da parte della commissione o tweet nostri andati molto bene, vi consiglio di farli perché vi portano comunque traffico sulla pagina e vi fanno aumentare un po' la visibilità. E che altro? Insomma, anche in questo caso dovete essere costanti, dovete cercare di rispondere, state attenti perché l'ambiente di Twitter è forse meno gestibile di quello di Facebook, quindi poi volevo portarvi un esempio, abbiamo fatto un tweet un po' poco felice durante proprio il Citizen Dialogue con Katainen alla Bocconi e lì ci sono arrivate un sacco di critiche e per una settimana abbiamo avuto questo gruppo di persone che ci commentava in modo negativo ogni post attaccandosi
cioè, cercando di leggere in modo negativo qualsiasi contenuto, cioè, è stata una cosa tremenda, quindi state un po' attenti. E nel caso di Twitter, vabbè, sapete tutti, 280 caratteri, gli hashtag sono fondamentali, utilizzateli. Vi consiglio di taggare nelle immagini le persone, cioè persone o comunque account di riferimento, in modo tale che qualcuno può essere, diciamo, potete in questo modo segnalargli quella notizia e questa persona può retweetarvi. Aspettate che ho difficoltà a vedere. Ok. Quindi diciamo, taggare le persone vi aiuta a dare visibilità ai vostri contenuti, perché alcune persone possono, appunto, persone, poi sempre nel documento che vi lascio ho segnalato, diciamo, dei suggerimenti per i tag, cioè taggare per esempio gli account delle DG di riferimento, taggare i commissari di riferimento o lo staff dei commissari di riferimento, in modo tale che diciamo ci può essere ci possono darci una mano a far circolare il contenuto. Su Twitter non so come ci sono tante cose da tenere in considerazione. Le parole sono importanti perché comunque aiutano, perché comunque diciamo rispondono a dei criteri di ricerca, quindi cercate di usare parole chiave chiare. Anche in questo caso un linguaggio deve essere semplice, magari meno semplice di Facebook, ma comunque semplice. Se voi fate un post che va bene per Facebook, secondo me può andare bene anche per Twitter. Nel senso, anche se Twitter è un po' tipo un lancio d'agenzia, deve essere molto chiaro, molto immediato. Meglio ancora con dei dati o parole chiave. Anche in questo caso video, GIF vanno molto bene. Qui avete dei trend che dovete sempre tenere in considerazione, perché se c'è qualcosa su cui potete infilarvi, vi consiglio di farlo. Con lo strumento che poi cerchiamo di vedere, in realtà questi trend sono un po' come l'algoritmo di Facebook, cioè sono filtrati in base alla vostra attività. Mentre con Twitter, che è lo strumento che cercheremo di vedere, vi danno dei trend puliti, cioè dei trend assoluti per l'Italia. Per esempio, in questo caso, un trend che a noi interessa è il Festival Internazionale del Giornalismo. Ora è trend, quindi a noi conviene fare un tweet, in questo caso, per dire che noi ci saremo, cioè che sabato facciamo un evento e se lo metto adesso so che ho visibilità. Quindi, anche se non era previsto oggi, quando finiamo qua lo vado a fare. Se fossi stato davanti al computer l'avrei fatto proprio in questo momento. Qui vedete l'attività del giorno, delle ultime 24 ore. Come vedete, per esempio, questo vi può dare anche un'idea sugli orari nei quali è meglio twittare. Tenete presente che gli orari, ovviamente questa è riferita alla nostra pagina, quindi gli orari sono anche un po' influenzati dalla nostra attività. Quindi è un po' un cane che si morde la coda. Però lo vedete, insomma, se postiamo un tweet alle 3 di mattina, è abbastanza probabile che andrà male. E cos'altro? In questo caso cercate appunto di essere molto attenti, di usare le parole chiave, le faccine, cioè le emoticon, così come su Facebook, vanno utilizzate perché comunque rendono un po' più soft il tweet. Citate gli handle, sono questi qua, cioè citate gli account quando possibile. Se non volete consumare caratteri, citateli nell'immagine. In questo caso non l'abbiamo fatto, adesso cerco una delle immagini dove l'abbiamo fatto, che non troverò. In questo caso, per esempio, abbiamo citato, no, in questo caso la Banca Europea degli Investimenti ha fatto un tweet e giustamente ci ha citato nell'immagine e così noi abbiamo potuto ritwittarlo perché abbiamo avuto la notifica di questa cosa. E qui anche in questo caso c'è una sezione che vi faccio vedere di Analytics. Questo sempre per dire monitoriamo le nostre pagine. E qui ci dà una summary, diciamo, degli ultimi 28 giorni, ci dice quali sono stati i tweet che sono andati meglio, come sono andati. Cliccando sul tweet abbiamo dei dati più specifici, non ve l'ho fatto vedere anche su Facebook, poi cliccando sui singoli post, grazie per il suggerimento da casa, sui singoli post si hanno dei dati più specifici.
E anche in base a questi dati potete decidere quali sono i contenuti da pubblicizzare. Per esempio, se avete del budget per un determinato mese, cioè, ok, voglio pubblicizzare questo post o questo tweet perché è quello che è andato meglio. E vedo una cosa e ne approfitto per dirvelo: non iniziate mai i tweet con la chiocciola, cioè con l'handle, come in questo caso ha fatto questa persona. Perché in questo modo quel tweet va solo all'account che avete menzionato all'inizio, come se gli scrivete un qualcosa di privato e lo possono vedere solo, cioè può vederlo solo quell'account e le persone che seguono entrambi. Quindi tenetelo in considerazione. Quando, per esempio, noi facciamo un live tweet e vogliamo citare Beatrice che dice qualcosa, un modo è quello o di mettere l'account alla fine, quindi prima la quote e poi l'account, oppure di mettere il punto qui davanti. E poi chiocciola Beatrice Covassi, due punti, bla bla bla. Quindi questa è una cosa, insomma, importante da tenere presente. E qui vi potete studiare appunto varie cose, avete anche in questo caso più opzioni, per esempio come sono andati i tweets, avete una lista con quelli che sono andati meglio, con l'engagement, eccetera, eccetera, questo ve lo potete vedere. Anche in questo caso abbiamo informazioni su qual è l'audience che ci segue. A livello overview, demografico, per lifestyle, cioè questo vuol dire, diciamo, le persone cosa hanno scritto, nei loro interessi, eccetera, eccetera. E vabbè, il mobile footprint, diciamo, i tipi di aziende che gestiscono le connessioni, alla nostra, cioè degli utenti che si sono connessi alla nostra pagina. E poi questa cosa che è molto interessante è ti dice gli eventi che possono avere un certo, diciamo, un certo eco sui social media, su Twitter, da tenere in considerazione. Per esempio, la festa della mamma. All'epoca c'era Sanremo, prima di Sanremo ci segnalavano che c'era Sanremo che poteva essere un argomento trend sui social media. Questo può essere utile per fare programmazione, nel senso per il calendario. E su Twitter, diciamo, per non andare troppo oltre e per lasciare tempo a altre domande, poi casomai possiamo dire altro, ci fermiamo. Ultime due cose, tenete presente che per caricare video superiori a un minuto, mi pare, dovete usare il Twitter Media Studio. Tra le risorse c'è, si chiama appunto studio.twitter.com, ma appunto ce l'ho nel documento che vi invio. E proviamo a farvi vedere TweetDeck perché vale la pena. Supporta il browser, non ve lo faccio vedere come non detto. Comunque su TweetDeck potete vedere, insomma, quali sono i veri trend per l'Italia. Magari ve lo scrivo, vi faccio un po' di screenshot e ve li ma faccio mandare Sì. tramite Manuela. Allora, se ci sono domande, magari. Oppure possiamo finire anche con Instagram, tanto manca solo Instagram, e poi apriamo, diciamo, alle domande, così ritorno anche nell'altra visualizzazione e riesco a vedere meglio le vostre domande. Allora, Instagram vi apro HotSuite in realtà per un motivo, intanto vi parlo di Instagram. Allora, Instagram, come sapete, è fondamentale a livello di immagini. E lì l'immagine è tutto praticamente. È un social media che deve essere gestito quasi come se fossimo delle persone, molto in modo friendly, diciamo così, molto diretto. Le immagini appunto devono essere belle. Gli hashtag sono fondamentali. Dovete appunto accompagnare il contenuto con degli hashtag che permettono di far diffondere il contenuto. Altra cosa, anche in quel caso potete taggare degli account e questa cosa vi aiuta a raggiungere altre persone che possono farvi like oppure condividere il vostro, diciamo, attraverso delle applicazioni, ripostare il vostro contenuto. E altre cose, anche in quel caso c'è una parte di Analytics, ma è molto meno sviluppata rispetto a Facebook e Twitter. Comunque date anche un occhio. Per sbloccare quella pagina, a proposito, per sbloccare quella funzione bisogna essere un account business. Per avere l'account business a noi l'hanno dato, diciamo, automaticamente dopo tot follower, non mi ricordo qual è il numero esatto. E, diciamo, gli step sono prima avere un account business, poi
arrivati, mi sembra, non mi ricordo se ai 3.500, si può chiedere, diciamo, la spunta dell'account verificato. Questa cosa vi sblocca varie altre cose, come per esempio nelle storie, che sono, diciamo, dei contenuti che hanno una durata limitata di 24 ore. Nelle storie, se si ha un account verificato, si attiva l'opzione di poter fare swipe up, cioè di tirare sulla storia e andare direttamente su una pagina web. Questo è molto utile perché i link sui post di Instagram non funzionano, quindi è inutile, non mettete link. I link vanno messi o in bio, cioè nella biografia dell'account, oppure, infatti, se vedete tutti queste star di Instagram, mettono sempre informazioni in bio, link in bio, no? Oppure vanno messi appunto nelle storie, però solo se si è un account verificato. Le storie vanno molto, quindi sono questi contenuti molto, diciamo, che durano solo 24 ore, che si possono adesso salvare in una sorta di collezioni, ma che devono essere molto veloci, molto, appunto, molto soft, molto, come posso dire, in genere sono video, immagini belle, comunque. Se avete un po' utilizzato Instagram, le avete sicuramente visti. Si possono fare un sacco di cose interessanti per un'istituzione. Vi consiglio di seguire l'account Instagram di Digital Single Market, cioè la DG Connect. Loro fanno cose molto interessanti. Per esempio, spesso spacchettano delle proposte della commissione, cioè la commissione propone Wi-Fi for you, per esempio. Loro la spacchettano in varie slide. Queste slide la fanno diventare una slide grafica, quindi piacevoli a livello grafico, le fanno diventare una storia e ci aggiungono appunto il link alla fine. Ed è molto interessante, appunto, un modo nuovo sicuramente per vendere le novità che vengono pubblicate tutti i giorni. La stessa cosa potrebbe essere fatta per un evento, per esempio, si fanno quattro slide e si dice, che ne so, per esempio, evento su Wi-Fi for You. Vuoi sapere come il tuo comune può accedere, che ne so, può dare il wifi disponibile a tutti? Prima slide, seconda slide, ne parliamo con questo, questo e questo. Terza slide, fai swipe up per iscriverti all'evento. Così diciamo una cosa molto estemporanea che mi è venuta in mente adesso. Quindi, cioè, serve un po' di creatività ed è sicuramente, almeno per la mia esperienza, l'account più difficile da gestire, che richiede appunto un po' di impegno. I contenuti vanno postati in diretta con un asterisco, nel senso ci sono alcuni programmi, e qui torniamo a Hootsuite, nel frattempo mi collego, ci sono alcuni programmi che permettono di programmare i contenuti. Uno di questi è Hootsuite, che è molto utile, soprattutto se volete postare, come facciamo noi, dei contenuti durante il weekend. Quindi se non volete star lì aspettate un secondo. Se non volete star lì tutte le volte a postare in diretta i contenuti, che è abbastanza impegnativo, potete appunto programmarli e questi verranno postati automaticamente. Ora, vengono postati automaticamente solo se siete un account business. Se non siete un account business, vi arriverà una notifica nel cellulare. Ci cliccate sopra, va automaticamente su Instagram e cliccando semplicemente un tasto la postate. Quindi è meglio che. Diciamo, è più veloce che caricare l'immagine, scrivere il testo, mettere gli hashtag, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio di utilizzarli. È molto facile, insomma, basta scrivere un testo qui, aggiungere un'immagine che adesso non aggiungo. Comunque, diciamo, è facile, basta cliccare il file da uploadare e scegliere quando postare. Che ne so, magari domenica alle 11:20 di mattina. Poi si clicca su Schedule, si seleziona l'account, si clicca su Schedule e si programma. Magari nei prossimi webinar volevo farvi vedere un account per fare, un account, uno strumento per fare delle grafiche semplici e magari quel giorno ne approfittiamo per vedere anche un po' più da vicino Hootsuite, perché Hootsuite offre innanzitutto un abbonamento gratuito che noi abbiamo utilizzato fino a circa 5 mesi fa, finché appunto la commissione non ha creato un account corporate su Hootsuite, che è questo qui, e vi permette comunque di gestire un numero adeguato. Noi gestiamo i nostri account, quindi Twitter, Facebook e Instagram. Vi permette di programmare dei post, vi permette di vedere anche in questo caso di monitorare un po'
l'andamento dei vostri contenuti. E insomma, vi permette di fare un bel po' di cose, poi magari ce lo vediamo con più dettaglio. Comunque, la cosa principale è che vi fa programmare su Instagram, che è una cosa molto, molto, molto utile. Ora, detto ciò, io vi ho fatto vedere più o meno tutto. Tornerei alla modalità, vediamo se ci riesco, alla modalità del webinar, che non so come si fa però. Interrompi condivisione, perfetto. Condividi documento. Mettiamo le risorse utili. Allora. Perfetto. Mi vedete? Adesso ci vedete? Ci vedete anche il documento di risorse utili? Ok, perfetto. Allora, niente, io più o meno vi ho detto tutto quello che volevo dirvi e spero che sia stato chiaro. Però sono qui, fatemi delle domande, se avete dei dubbi o se ci sono cose che volete che approfondiamo io o Manuela. Comunque, questo è un po' stato il primo, diciamo, molto base perché comunque ci sono dei centri che già sono più che avanzati sulla comunicazione social media, altri che stanno iniziando adesso, quindi volevamo fare una cosa graduale. E quindi per adesso questa era una cosa molto base. E quindi non so se avete domande, approfondiamo. L'altra cosa che nel frattempo che pensate a delle domande, se ne avete, l'altra cosa che volevo dirvi, mandate delle mail magari a me e Manuela con una cosa che avevamo detto durante la riunione, cioè troviamo un hashtag da utilizzare per i contenuti condivisi, diciamo, con le reti. Noi per esempio abbiamo condiviso un video fatto dallo Europe Direct di, non vorrei dire una cavolata, Trieste, se non erro, e siamo disponibili a mettere altri, a diffondere altri contenuti, e magari in questo caso possiamo diffonderli con un hashtag specifico, e anche voi potete utilizzare quell'hashtag, così le persone quando cliccano su quell'hashtag su Twitter, Facebook o Instagram hanno tutti i contenuti specifici sulle reti o delle reti Ma o come dobbiamo vogliamo decidere noi. un unico Sì, hashtag? fatemi magari un po' di proposte, non so, Edic Italia, qualcosa, magari poi ci lavoriamo, io vedo le proposte più diffuse, poi facciamo un po' di ricerche se sono usati, non usati, se funzionano o non funzionano e niente. C'è cioè una domanda, le slide dove saranno messe a disposizione? Penso direttamente sul sito credo sul sito del Formez, della Sì, piattaforma sulla dei piattaforma. webinar, credo sia le slide Sì, che i possiamo documenti. metterle su Eventi PA, che sarebbe appunto la pagina che abbiamo creato dedicata a questo seminario. Volevamo solo chiedere una cosa. Vogliamo che le slide siano accessibili a tutti, quindi anche agli utenti che non sono della rete Europe Direct, oppure vogliamo metterle a disposizione solo della rete? Ma per me possono Comunque, andere pensavo anch'io, disponibili a poi tutti, tanto non c'è direi scritto che niente anche di, altri diciamo, di comunque segreto. Sì. vengono a sapere di questo, va bene? Allora lo rendiamo pubblico sia registrazione che materiali. Sì, no, Va problemi. bene? Allora, c'è un'altra domanda sui copyright che è molto interessante e che mi ha ricordato una cosa che non ho detto. Che ovviamente uno dei siti principali è proprio quello della Mediateca della Commissione Europea. Non c'è un accesso privilegiato, non l'abbiamo neanche noi. Basta registrarsi ed è gratuito e si accede e si può usare tutto: video, immagini, insomma, scusa, si può utilizzare tutto. Potete anche, insomma, fare collage, eccetera. L'avevo messo qua in database. L'altro database che potete utilizzare, anzi facciamo un approfondimento proprio sulle immagini in base a quello che ho scritto qui. Allora vi consiglio, usate anche il portale multimedia del Parlamento Europeo, che hanno dei fotografi secondo me molto molto bravi, quindi se vi servono materiali sul Parlamento Europeo prendeteli da lì, potete prenderli. Ci sono anche dei video, però mi sa dovete chiedere l'accesso, comunque ve lo danno senza problemi. E potete scaricare dei video del Parlamento Europeo che alcuni sono fatti molto bene. In generale il Parlamento Europeo ha iniziato prima questo lavoro sul digitale, social media, e sono un po' più avanti rispetto alla Commissione, anche se da quando è stata creata
l'unità, diciamo, social media, che adesso diventerà un'unità vera e propria, abbiamo fatto passi avanti da gigante. E quindi in quel caso prendete video perché, cioè, vedete anche i video perché sono molto fatti molto bene. E poi ci sono i database, come vi avevo detto, potete prendere dagli account della commissione le immagini. Quindi salvarle da Facebook, ripostarle dai nostri account. E diciamo che è sicuro al 99%, perché a volte delle DG utilizzano delle immagini coperte da copyright, però cioè, se l'hanno postate loro, il Sbagliano. 99% dei casi va bene. Quindi potete usare quelle immagini. E poi ci sono i vari siti, quindi anche commissari, eccetera. E ci sono poi anche siti gratuiti, appunto come Pixabay. Ma ce ne sono tanti altri, oppure Flickr, fate una ricerca con i Creative Commons e vi ho dato proprio il link su come si fa, e lì potete prendere le immagini magari mettendo un chiocciola e il nome dell'utente sull'immagine, oppure su Google fate la ricerca per diciamo, strumenti immagini contrassegnate come riutilizzabili, e quindi anche questi potete utilizzarli. Sarà possibile riascoltare la registrazione di questo webinar? Credo di sì, Sì, penso che rimandiamo poi sarà. il link con la registrazione. E poi ancora qualche consiglio su dove reperire immagini free più generiche. Pixabay, ad esempio, sì, Pixabay noi lo utilizziamo spesso e ve lo consiglio, però insomma ce ne sono anche altri. Insomma, fate delle ricerche, però Pixabay, Flickr, Creative Commons sono immagini generiche. E anche, però sono veramente poche, Google ricerca delle immagini contrassegnate come riutilizzabili. Però questo meno, perché ce ne sono di meno. E poi altre cose, appunto, c'è tra i link che vi ho dato, tra i tag, appunto, nei tag vi avevo consigliato, vedete il servizio di portavoce, cioè c'è un sito dove ci sono tutti i portavoce della Commissione Europea. Quello che noi facciamo è, se postiamo qualcosa, rimaniamo sul digitale, andiamo a vedere chi tra i portavoce si occupa di digitale. Lì ci sono gli account Twitter, o comunque cerchiamo con nome e cognome su Twitter, e li mettiamo poi taggati nell'immagine. Altra cosa sono le pagine o gli account social media dell'UE riferiti a quel tema. E vi ho dato questo link dove potete andare a vedere, diciamo, con una ricerca è molto. No, non ci proviamo adesso. Cliccateci sopra dopo e lì potete ricercare tutti gli account su qualsiasi piattaforma di istituzioni, agenzie, uffici dell'Unione Europea. È molto immediato, quindi. E questa risorsa può essere anche utile nel caso in cui vogliate programmare i post per la settimana. Per esempio, potete prendere un post dall'agenzia che si occupa di. Per esempio, dall'EASO che si occupa di asilo, potete andare sulla loro pagina Facebook, prendere un'immagine, prendere il testo, tradurlo, riadattarlo e postarlo. Cioè, questa è una cosa che facciamo, che è safe, insomma, si può fare e avete un contenuto già pronto. Quindi, magari se voi già programmate 7 contenuti per la settimana, già sapete che non avete quest'ansia di dover postare per forza quel giorno se avete 8 eventi, 400 persone che vi chiamano e casini a casa, insomma. Cioè, la programmazione aiuta molto a sgravarvi poi appunto, di quest'onere di dover postare per forza durante il giorno. E gli altri tag possono essere, appunto, colleghi della rappresentanza. Beatrice, noi tagghiamo su alcune cose importanti, ma Claudia, per esempio, Manuela, che ha un account Twitter che dobbiamo farle utilizzare. E, insomma, potete taggare assolutamente anche i nostri colleghi. E altre risorse che vi avevo messo a disposizione sono le dirette di IBS, che è appunto la televisione, diciamo, via web della Commissione. Lì ci sono tutti i midday briefing, ci sono tutti gli annunci principali, che insomma, anche quando ci sono le dirette, per esempio, dal Parlamento, Juncker parla al Parlamento, c'è anche su IBS. Qualcosa su Facebook Live, se lo rifanno, Ok, potrebbe uno strumento, aiutare. sì, giustamente Manuela mi dice dei Facebook Live, che sono uno strumento che noi cerchiamo di utilizzare sempre di più. Secondo noi funziona anche molto più dei Twitter Live cioè di fare i tweet live durante gli eventi. Vi consiglio di non farlo con i cellulari, cioè di farne magari meno, però
prendere un contractor e fargli fare un servizio con le videocamere, con più punti di ripresa. Commissioni, Nel senso, grazie. se avete un evento, in questo modo è più dinamico, è più piacevole per gli utenti seguirlo. E se fate, per esempio, un giro sulla nostra pagina Facebook, vedete che tutti gli ultimi Facebook Live sono fatti così. Quindi sono dei veri e propri streaming che voi potete trasmettere sulla vostra pagina Facebook. È molto semplice, basta appunto avere dei tecnici che fanno la parte tecnica e voi dovete dargli solo due piccoli codici che trovate, poi magari quello lo possiamo fare, vi posso mandare, se serve mi contattate e vi mando le istruzioni. E sono veramente utili perché attraggono le persone, spesso ci sono anche dei commenti. Insomma, è un modo un po' più Raccoglie domande moderno, dal esatto, è un pubblico. modo un po' più moderno per pubblicizzare un evento. L'altra cosa dei Facebook Live è quelli in effetti si possono fare anche con un cellulare perché sono un po' più dinamici, scusate. È per esempio parlare, non so, dei concorsi dell'Unione Europea anche magari con persone dell'ufficio, in questo caso, non so, magari noi due parliamo di come si applica i concorsi, quali sono le opportunità. In quel caso magari è bene farlo comunque per un tempo limitato, 15 minuti, 20 minuti, ma anche meno, diciamo. E la tempistica dipende molto da quante domande del pubblico ci sono, perché appunto il Facebook Live è una cosa molto interattiva, non bisogna fare lo speech di 40 minuti e ammazzare le persone, ma diciamo limitarsi a un intervento E poi lasciare breve e poi lasciare spazio. spazio alle domande e avere molta interazione. A quel punto, allora anche magari con un cellulare, con una buona immagine, si può fare, però vi sconsiglio di fare l'evento col cellulare, con la ripresa fissa, perché è veramente noioso, secondo me. E poi si può collegare la mia pagina pubblica Facebook con Instagram. Scusate, appena va bene. E allora, sì, si può fare. E ci sono dei passaggi all'interno, magari se vuoi ci possiamo sentire in giornata o anche domani e lo facciamo Paola insieme Casalena, con sarò. Paola Sì, Francesca Casalena, sì. Sì, si può collegare, però un'altra cosa che vi sconsiglio è di fare in modo che quando postate una cosa su Facebook sia automaticamente postata su Twitter o al contrario o su Instagram. Fate da zero, perché a mio avviso è veramente brutto vedere su Twitter i post che iniziano, come fanno anche molti politici, cioè magari ci sono due righe e poi puntini e link a Facebook, perché è così che lo fa automaticamente lo strumento. E stessa cosa, i tweet postati su Facebook sono proprio brutti, cioè è meglio che voi, anche se il testo è lo stesso, lo copiate e incollate nella piattaforma, ripostate l'immagine e lo fate da zero. E se volete fare con un solo movimento, diciamo con un solo comando, lo potete fare da Hootsuite, cioè programmate qualcosa e selezionate tutti e tre gli account, però anche in quel caso funziona fino a un certo punto, perché per esempio su Instagram vanno gli hashtag che non servono in quel modo né su Twitter né su Facebook. Su Facebook gli hashtag non vanno quasi per niente, su Twitter ce li dovete mettere. Quindi io vi consiglio di fare le cose comunque, ogni piattaforma ha il suo linguaggio, quindi anche se i testi sono simili, poi li rileggete o comunque aggiungete delle cose specifiche per ogni piattaforma. Detto ciò, però, per esempio, se voi andate sulla nostra pagina, c'è sulle varie tab, sulla pagina Facebook, sia Instagram, cioè voi ci cliccate là e vedete che abbiamo un account Instagram, sia Twitter. E quindi vi consiglio di farlo, quindi approfittando dell'intervento. Noi abbiamo una lista di tutti i nomi di, non so, di Twitter, di tutti gli edit. Ti serve? La Allora, noi vogliamo avevamo richiedere? iniziato un paio di anni fa a fare una lista Twitter Gli con account. tutti gli account. E la lista è utile perché andando su Twitter nella parte liste e si seleziona quella lista, si vedono tutti i tweet delle persone aderenti a quella lista. E appunto è utile magari per retweet, per esempio, pensiamo oggi vogliamo fare un retweet di qualcosa postato dall'Europe Direct. Vado sulla lista, vedo tutti i contenuti uno dopo L'hai l'altro. aggiornata quella lista? No, dobbiamo Ti serve aggiornarla. Potremmo aggiornata? aggiornarla e potrebbe servire anche a loro. Sì, Ok. questa è un'altra ottima cosa. Allora vi chiederò di compilare l'ennesimo form con tutti i vostri account. E grazie all'Edic Calabria di aver postato il link alla lista. La tipica Ok. efficienza grandi. E che altro? L'ultima cosa che volevo dirvi
Cerchiamo all'altra volta una cosa a cui ho pensato perché vi devo ancora mandare le risorse e adesso ve le mando, le slide, diciamo che avevo, le slide, quello studio sui social media che avevo fatto Fatto alla vedere alla riunione. riunione, però nel frattempo ci penso alle cose e stavo cercando oltre all'hashtag anche di capire come condividere il materiale. Allora, noi avevamo fatto come avevo detto il gruppo Facebook, che a livello operativo oggettivamente è la cosa più semplice. Io non so se vogliamo ritirarlo fuori, riaggiornarlo, però lì sul gruppo Facebook vanno messi gli account personali, cioè nel senso devono essere non pagine ma persone. In alternativa dobbiamo farlo circolare via mail, a me altre... Sì, anche Dropbox potrebbe essere, ma è un po' più macchinoso, ma non abbiamo il Dropbox, dovremmo aprirlo, beh, insomma non che ci voglia tanto. Io posso mandare via mail se sono Cioè, pesanti li ragioniamo puoi anche su questa cosa. ritrarre. Il fatto che il gruppo Facebook è semplice perché anche se uno vuole scrivere solo, ragazzi, oggi è la festa del papà, che avete intenzione di fare? Lo facciamo in modo molto immediato. Cioè, io per esperienza l'abbiamo con tutti i digital leader delle rappresentanze e funziona veramente bene. Ci coordiniamo in modo efficiente proprio. Quindi... Possiamo fare. Vediamo un attimo. Certo, però diciamo non ha funzionato qualche anno fa, quello abbiamo fatto con Evelina, perché giustamente i Erano colleghi degli personali. Eurodirect dicevano: no, io lì ho l'account personale, quell'account personale lo vedo a fine giornata. Quindi funziona fino a un certo punto. Non so, pensiamoci, io penso anche se conoscete altri strumenti. Però diciamo dovrebbe essere uno strumento, quello è facile perché ci si può sia scrivere domande, per esempio ragazzi come si fa questo? Come si collega l'account Twitter a Facebook e quindi poi ci si può dare una risposta in modo immediato, sia mettere dei materiali, quindi oggi metto il documento con le risorse, c'è cioè il materiale, metto le immagini che uso, è abbastanza, posso mettere dei link. Facciamo un sondaggio, vediamo un Vediamo un attimino attimo che come... Però cosa. deve essere utile, poi se lo utilizziamo sempre solo in 4 non va No. bene. Allora a quel punto meglio l'email. Almeno, magari non abbiamo tutti questi scambi, però almeno vi arriva il materiale ed è utile. Facciamo cose utili perché abbiamo tutti poco Sì. tempo e dobbiamo ottimizzare. Verifichiamo. E mancano 4 minuti alla fine del... No, 10 minuti ancora. Non so, se avete altre domande io sono qui. O anche per Manuela, che oggi è stata con noi, la coordinatrice. Dice che Sara Nobili fa una piattaforma domanda su utilizzano. Instagram. I giovanissimi lo usano molto. Qualche consiglio su come attirare la loro attenzione? Oddio, allora le storie, secondo me, sono molto carine, soprattutto se le fate leggere e chiare. Se noi trattiamo degli argomenti che non tutti sono adatti a un pubblico giovane, dobbiamo anche essere consapevoli di questa cosa. Però Magari sui viaggi, i viaggi, esatto, sull'Erasmus, far il conoscere i Solidarity paesi, Corps, i il corpi di corpo europeo di solidarietà. solidarietà, cose chicche del tipo ricette da ogni paese, tradizioni per... abbiamo fatto una volta tradizioni per Halloween da ogni paese. Insomma, Infatti, cose il così. cibo, i paesaggi, i paesi, i viaggi, I insomma, quelle viaggi, sì. cose E magari. poi altre due cose sono, ci hanno citato sia altri due social media, Slack e Telegram. Slack. Ragazzi, se riuscite a gestirli, sì. Anche per esempio una cosa che va molto adesso sulle aziende è WhatsApp. Cioè nel senso comunicare in modo mirato con dei gruppi WhatsApp. Per noi, Telegram, scusate. Quindi Telegram e Slack per noi. A Telegram io devo dire non lo conosco molto, però sì, potrebbe essere, se tutti lo usano, potrebbe essere una cosa utile. So che ci sono i gruppi, oddio, anche i gruppi WhatsApp, però sono abbastanza impegnativi i Noi gruppi abbiamo il WhatsApp. gruppo WhatsApp, Ok. però per condividere materiali magari è un po' più Un impegnativo, po' cioè più impegnativo, sì. per... Telegram potrebbe essere, dai, teniamo presente anche Telegram, io lo conosco poco, quindi... Io non... Così come Slack, quindi perché no? Dipende, diciamo, usiamo qualcosa che io sinceramente lo uso volentieri, cioè se facciamo su Telegram o su Slack, per me va bene, io imparo volentieri cose nuove.
Però deve essere utile per tutti, deve essere semplice e utile per tutti. Ok, sì, ci è già stato detto che abbiamo già il gruppo WhatsApp. Io penso che siamo in chiusura. Magari questa discussione, allora facciamo. Allora, magari mandateci delle proposte, sia sullo strumento da utilizzare che Sì, sull'hashtag. magari mando Facciamo, io una esatto, poi survey quando, insomma, devo esatto. chiedere delle cose, utilizzo sempre Perfetto, YouSurvey ottimo. per, insomma, raccogliere così i dati che poi ho direttamente in un unico file. Quindi lo farò, magari decidiamo insieme esattamente quali domande Volevo fare solo dirti e che gli la manderò una presentazione è stata mail. Ok. pubblicata E sull'indirizzo che vi ho messo penso che ora nella siamo. chat e che poi da ora di pranzo la registrazione sarà Sì. reperibile su YouTube. Va bene? Colgo l'occasione per salutare tutti, ringraziare Emanuela e Stefano per la disponibilità. Perfetto. E il prossimo appuntamento ormai è il 20 aprile, però per la giornata quella pubblica, Grazie diciamo. E poi con Stefano decidiamo quale sarà il prossimo appuntamento per la rete Europe Direct, va a voi. bene? Ok. Ciao. Ottimo. Grazie a tutti e grazie anche della pazienza. Grazie a tutti.